Grazie a tutti. Allora, io affronterò il tema delle riforme economiche auspicabili per il futuro dell'Unione Europea. Bisogna fare una premessa quando si parla di riforme economiche e di riforme in materia di bilancio, in quanto da primo acchito queste riforme possono sembrare dei documenti tecnico-contabili pieni di numeri, ed effettivamente così lo è. Il fatto è che la storia ci insegna che queste sono le decisioni più politiche che siano mai state prese. Pensiamo ad esempio alla celebre frase dei coloni americani, no taxation without representation, che cosa ha comportato. Oppure pensiamo anche alla nascita dell'Unione Europea, alla sua fase embrionale, che ha trovato una strutturazione politica all'interno di accordi commerciali. Per capire un po' come funziona il bilancio dell'Unione Europea, c'è una bellissima infografica che adesso vi illustro, che si chiama appunto il budget dell'UE in un click. Qui noi basta che scegliamo il paese di riferimento, sì, prendiamo l'Italia, eccolo qua, e vedremo quanto contribuisce l'Unione Europea alle spese per l'Italia tramite dei fondi e quanto l'Italia contribuisce al budget dell'Unione Europea. L'Italia quindi riceve dall'Unione Europea 9 miliardi e 795 milioni all'anno. Di questi il 44% sono per l'agricoltura, il 39% per le riforme regionali, la politica regionale, i fondi strutturali di coesione, l'11% per la ricerca e lo sviluppo, il 2% per la cittadinanza, la libertà, la sicurezza e la giustizia. L'Italia invece contribuisce al bilancio dell'Unione Europea con 12 miliardi all'anno. Quindi diciamo in maniera molto sostanziosa. Anche in ottica di quanto è stato detto in precedenza con i partiti politici e quant'altro, se noi andiamo a cambiare paese e prendiamo per esempio un paese del nord-est come può essere la Polonia, vediamo subito che c'è una differenza, in quanto la Polonia riceve 11 miliardi di euro all'anno, però contribuisce al bilancio europeo per 3 miliardi. Quindi c'è una discrepanza notevole. Quindi molti fondi che vengono dati dall'Unione Europea a questo paese sono fondi che permettono una serie di politiche di ristrutturazioni e poi se andiamo a vedere le politiche di questi paesi come quelli del gruppo Visegrad sono quelli che vorrebbero cambiare l'Unione Europea, ma paradossalmente sono quelli che partecipano in maggior numero ai contributi diciamo dati dall'Unione Europea. Quindi io ho individuato le slide. Sì. Dove sono? Te l'ho inviate. Ieri. Sì. No, nella pianeta no. Qui guardate tutta la posta mia, va bene? Avete pazienza perché ieri mi sono arrivate 40. Forse questa qua. Forse sì, o forse questa. Forse queste quattro. Intendo associazione. Però ci deve essere anche il mio, credo. No. Provo a scendere. Ti invio le mie slide, eccole qua. Queste qua. No, ci sono. Le riforme economiche, eccole qua allora. Perfetto. Allora c'è. Eccoci. C'è. Quindi quali. Perché è importante, riprendendo il discorso delle riforme economiche in Europa, perché è importante riformare l'Europa dal punto di vista politico? Io ho individuato tre motivazioni principali. La prima è perché l'Unione Europea è frutto negli anni di un progetto di integrazione economica che comincia con l'Unione Doganale e arriva fino al mercato unico europeo, passando per il Trattato di Maastricht del 1991 e il Patto di Stabilità e Crescita del 1997. La seconda motivazione del perché è importante riformare l'economia all'interno dell'Unione Europea è perché le stesse normative economiche e di bilancio hanno costituito e hanno contribuito ad alimentare lo scetticismo dei cittadini verso le istituzioni europee. E questo è successo a cominciare dal 2008 con la crisi economica, in quanto l'Unione Europea si è trovata incapacitata di rispondere a quelle che erano le esigenze dei paesi. A causa anche di un bilancio parametrato nel medio-lungo periodo a livello di interventi possibili.
e si è arroccata in quelle che erano le logiche di bilancio e il rispetto delle normative di bilancio, e questo ha permesso appunto ai cittadini di aumentare lo scetticismo nei confronti delle istituzioni. E il terzo punto è perché in questo modo si è verificato uno scollamento tra quella che è la tecnica e quella che è la politica. C'è un trattato fondamentale che è il patto di stabilità e crescita del 97, che ha permesso una maggiore integrazione per quanto riguarda la politica monetaria con la BCE a livello europeo, ma ha permesso una maggiore integrazione delle politiche economiche che sono rimaste in capo ai singoli stati. Quindi è come se la policy fosse emigrata a Bruxelles, mentre le politics fossero ancora in capo a Roma. Io adesso qui ho presentato un'altra infografica in cui questa dà un po' il termometro politico della situazione in Europa, quindi le due sfide più importanti dell'Unione Europea per l'opinione pubblica a novembre 2018 erano l'immigrazione e il terrorismo. Per quanto riguarda gli altri temi, vediamo che al penultimo posto c'è il cambiamento climatico e all'ultimo posto c'è la disoccupazione. Questo è un dato che deve far riflettere. Ho presentato anche, per un dovere di correttezza, anche quello che è il bilancio europeo del 2018, che consta di 160 miliardi, perché in quanto l'infografica precedente era con dei dati che si riferivano al 2017, non erano aggiornati al 2018. Dunque, quali sono le riforme possibili per l'Unione Europea? Ce ne sarebbero molte, io ho cercato di individuare quelle principali, le due principali. La prima è l'istituzione di un bilancio sovranazionale, in quanto con un bilancio sovranazionale l'Europa sarebbe attrezzata per fronteggiare shock finanziari a livello comunitario. La crisi del 2008 sarebbe potuta essere stata affrontata in maniera più sicura con una condivisione delle politiche, cosa che invece i singoli stati non riescono a fare. L'Italia, che è un paese indebitatissimo, ha più del 130% del debito pubblico in rapporto al PIL, non sarebbe stato in grado, come è stato infatti, di fronteggiare una crisi economica di quel tipo. Solo alcuni paesi con le economie forti, come la Germania, hanno potuto fronteggiare e uscire dalla crisi nel breve periodo. Però questo si crea disintermediazione e in questo modo si creano divisioni tra quelli che sono i singoli paesi dell'Unione Europea e non si va verso una coesione. Il secondo motivo è che con un bilancio sovranazionale vi sarebbe una riduzione nel medio-lungo periodo del debito pubblico degli Stati. Questo perché verrebbero utilizzati i fondi europei per la stabilizzazione del bilancio, che sono vincolati al rispetto delle normative di bilancio. Questo è un dato fondamentale, in quanto tutte le riforme che verrebbero attuate con dei fondi europei, e questi sarebbero in grado appunto di mantenere i loro parametri all'interno di quelli che sono i parametri stabiliti dal Trattato di Maastricht, che è il primo parametro, il primo trattato all'interno dell'Unione Europea che stabilisce quali sono i vincoli di bilancio per i paesi facenti parte dell'Unione Europea. Il secondo tema è il tema del completamento del mercato unico europeo. Un completamento del mercato unico europeo è essenziale, in quanto al giorno d'oggi il mercato è un mercato globale, è un mercato che deve confrontarsi con superpotenze come quelle della Cina e come quella degli Stati Uniti, non con economie che si confrontano a livelli nazionali come per la Francia o come può essere per l'Italia. C'è Forbes che ha stilato una lista delle aziende più influenti e più innovative nel 2018. Tra le prime 30 aziende ve n'è solamente una al 28esimo posto europea, che è Hermès, e tra le prime 100 aziende al mondo più innovative del 2018 ce ne sono solamente 16 italiane. La stragrande maggior parte sono tutte aziende degli Stati Uniti o cinesi, soprattutto cinesi, che stanno avendo uno sviluppo in tema di tecnologia veramente molto importante. Il completamento poi del mercato unico porterebbe chiaramente a maggiori capitali da parte dei grandi fondi europei, che si troverebbero a interagire con un unico singolo mercato e non con svariati mercati regolati anche questi in maniera differente l'uno dall'altro. Poi c'è il tema dell'epoca digitale. L'apertura del mercato al mercato digitale comporterebbe un aumento del commercio e un miglioramento di quella che è la produttività tra le aziende, favorendo lavoro. È chiaro che poi vi sarebbero anche altri provvedimenti tecnici come la modifica della Banca Centrale Europea, vi sarebbe anche per esempio il tema del Ministro Unico del Bilancio, però
questi due che vi ho presentato sono quelli fondamentali che poi comporterebbero anche una modifica di tutte le altre strutture, per esempio anche l'inserimento e la nascita di un fondo monetario europeo. Questi ovviamente sono sicuramente dei provvedimenti tecnici, come abbiamo visto sono molto numerici, molto tecnici, però devono essere considerati come gli strumenti necessari per una nuova politica europea, una nuova politica di integrazione europea. Infatti la parola che mi sento un po' di lasciarvi è quella di condivisione. Spesso si parla di cessione di sovranità. La nuova Unione Europea deve passare da una condivisione di sovranità e da una condivisione di un nuovo patto politico che deve essere alla base per l'istituzione di una nuova Unione Europea. È per questo che domenica prossima noi siamo chiamati ad un voto fortemente politico, perché decidiamo sostanzialmente realmente qual è il nostro futuro. Concludo con un pensiero di Spinelli che per me in questo momento, insomma, storico è molto importante e significativo. Ve lo leggo. Nella battaglia per l'unità europea è stata ed è tuttora necessaria una concentrazione di pensiero e di volontà per cogliere le occasioni favorevoli quando si presentano, per affrontare le disfatte quando arrivano, per decidere di continuare quando è necessario. Grazie.